Lui beveva quando tornava a casa che è ubriaco e quindi mi picchiava senza motivo. Io sono tornata a vivere con mio padre che era un alcolizzato. Io mi drogavo, lui beveva, la bambina viveva in questa situazione. Quando sono scesa, va da suo amico, correva, prende una bottiglia dell'acido e mi dava in corpo in schiena. Io mi sento qualcosa mi brucia in schiena. Mi giro, mi dà la seconda botta qua e le braccia e il viso, una metà del viso e rischiato di perdere un occhio con un miracolo di Dio che ho visto di nuovo. Carcere di San Vittore, sezione femminile. Si chiamano Sonia, Stefania, Elisa, Solange e tanti altri nomi ancora. Tante storie, tante donne, dolore, sofferenza, ma soprattutto ricostruzione del proprio sé. Io non ci ho visto più, le ho messo le mani al collo e poi la cosa è degenerata perché nello stringere talmente tanto, evidentemente le ho fatto mancare l'ossigeno, per cui è svenuta. E io poi, presa dal panico, purtroppo ho preso. La prima cosa che mi sono ritrovata, quindi l'ho cosparsa di, non mi ricordo più se fosse benzina o gasolio, sinceramente non mi ricordo, so che l'ho cosparsa, mi sono accesa una sigaretta e gliel'ho buttata sopra. La popolazione carceraria femminile in Italia è all'incirca attorno al 7%. Un numero decisamente inferiore rispetto agli uomini. Ma che cosa le spinge a compiere un reato? Purtroppo a volte di fronte delle persone, soprattutto nel mio ambiente, comunque sia dove sono cresciuta io, non è detto che siano tutte così, dove comunque puoi reagire solo in quella maniera. Io per difendermi con la persona con cui ho avuto la colluttazione, se non succedeva che se non tiravo fuori l'arma e non gli sparavo, io non uscivo viva. Ho cominciato al lavoro sulla Brava. strada così per cercare soldi, perché non era il mio pensiero di fare questo Certo. lavoro, siccome quello che mi ha portato Certo. mi ha già fatto questa male a massacrare mia famiglia. Ho detto allora anche io di fare questo lavoro per cercare un po' di soldi, per portare sua sorella qua, così mi lascia in pace. Dietro a questa sbarra c'è un grande dolore, ma non solo. Sì, anche la consapevolezza di pagare per un reato, ma la volontà soprattutto di far vedere la loro forte umanità. Praticamente niente, cosa decido di fare? Decido di, tramite queste amicizie che avevo coltivato nel tempo, eccetera, eccetera, sapendo delle mie difficoltà economiche, mi propongono di metterla a disposizione per portare dal Sud America delle sostanze stupefacenti. Certo. È solo questo il raggio dedicato alle donne che stanno nel penale. È proprio un piccolo corridoio che noi percorriamo in un minuto e mezzo. Neanche. È tutto un mondo a noi sconosciuto. Ci sono queste sbarre, ma al di là c'è una vita. E questi sono gli spioncini, possono essere controllati in qualsiasi momento del giorno o della sera, non hanno momenti che possono essere completamente isolate e intimamente protette. E poi c'è lo specchio, l'immagine della bellezza, no? L'immagine di noi riflessa per ogni donna. E qui è un po' deformato, perché ovviamente è pericoloso, di vetro e quindi è fatto di plastica ed è un po' così, cioè la loro percezione del sé è, se vuoi, a volte un po' attutita, se vuoi modificata, perché a volte è molto difficile anche accettare tutto quello che hanno fatto. Alzare le mani non serve a niente, usare la droga non serve a niente, fare l'alternativo non serve proprio a nulla. O fare una vita all'apparenza normale e poi cascare così, no. Sono i valori che vorrei trasmettere a mio figlio. Io sono stata un fallimento, credo, per mia madre. Credo che mia madre non si immaginava una figlia così. Ma neanche io, quando mi guardo intorno, dove sono finita. Sono scherzando.
il nostro viaggio è entrato davvero nel profondo delle loro vite. Oltre alle sbarre abbiamo voluto capire e individuare dove nasce la violenza. Eravamo in stazione Lambrate e il mio amico era ubriaco, è arrivata la polizia e io per, diciamo, salvarlo, volevo che andasse via, sono intervenuta col cane, ho aizzato il cane contro la polizia e poi dopo ho iniziato a correre. E qui c'è tutta la loro vita, un giubbino, uno smalto, un peluche, una coperta, qualche foto della loro storia. Piccolissimi, come dire, armadi, custodi del tempo che passa. Ci sono tutti i simboli delle donne, delle mamme, un cuscino con il nome di un bambino, anche gli shampoo, i libri, un giornale, come tutte noi. Un ricordo, donne che hanno una storia spezzata. Giudicare è davvero impossibile. E forse non è neanche giusto da parte nostra. Raccontare è il nostro lavoro. Con l'impegno di averci messo tutto il cuore. Ciao. Una delle prime volte che esci, dopo quanto tempo? Un anno e 10 mesi. Come ti senti? Metto il cuore. Mi mettono alla prova, vogliono vedere se riesco a comportarmi bene e nei limiti comunque. Sì, è una prova, ce la faccio.